C'è tanta soddisfazione per l'AIGA di Barcellona Pozzo di Gotto per la buona riuscita del corso di preparazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense. Abbiamo avuto un notevole riscontro da parte di molti ragazzi che sono iscritti al corso e questo permettimi di dire che la dice lunga sulla validità del nostro corso di preparazione. I ragazzi si appresteranno a affrontare a breve l'esame di abilitazione. Il corso l'abbiamo tenuto presso il Consiglio dell'Ordine del Tribunale di Barcellona grazie anche alla collaborazione sia dell'Ordine, quindi nella figura, nella veste del Presidente, l'Avvocato Antonella Fugazzotto, e anche alla collaborazione della Camera Penale con l'Avvocato Giuseppe Tortora. Progetti futuri? Allora, come sezione AIGA di Barcellona Pozzo di Gotto abbiamo in programma di organizzare eventi inerenti sia alla nostra professione, quindi da avvocati, con corsi di formazione, corsi di aggiornamento, e da ultimo stiamo pensando di avviare un corso di formazione e di aggiornamento per quanto riguarda amministratore di condominio, quindi dare un maggior riscontro anche a altre attività, altre figure professionali per amministratore di condominio. Altre attività sono sempre inerenti alla nostra professione, quindi che cerchiamo di tutelare i giovani avvocati e i giovani praticanti. Per quanto riguarda sempre il corso di formazione, i relatori sono tutti avvocati appartenenti al Foro di Barcellona, e abbiamo avuto anche la possibilità e l'onore di ospitare due professori dell'Università degli Studi di Messina, il professore Emanuele La Rosa e il professore Alberto Marchese.